Ci siamo, da lunedì prenderà il via il nuovo anno scolastico. Abbiamo faticato parecchio, ma siamo pronti, afferma l'assessore all'edilizia scolastica De Paolis. Altra tappa del nostro viaggio negli istituti cittadini in vista della prima campanella. Dopo diversi lavori, anche l'istituto comprensivo Civitavecchia 1 è pronto a partire. È la statua d'Erbaceto, il titolo del nuovo sonetto di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale parla della statua che sarà scoperta il 16 settembre al porto. Sean Shelton si presenta, il nuovo acquisto della Stemar 90 è iniziato ad allenarsi con la squadra rossonera. Mi piace attaccare il canestro, ha affermato lo statunitense. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Ci siamo. Lunedì prossimo suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico per migliaia di studenti della nostra città. Tanti istituti che hanno richiesto tanti interventi, come racconta l'assessore all'edilizia scolastica Sandro De Paolis. Ascoltiamo. Sandro De Paolis, ci siamo. Lunedì suona la prima campanella per gli studenti delle scuole cittadine. Il lavoro è stato lungo e anche difficile, immaginiamo, per il comune di Civitavecchia, ma qual è la situazione degli istituti scolastici cittadini? Ma credo che, insomma, il lavoro è stato non solo difficile, è stato veramente un lavoro complicato, in quanto devo dire che, insomma, tutta l'amministrazione, in primis il sindaco, l'assessore alla scuola Galizia, io che seguo l'edilizia scolastica, ci siamo subito adoperati affinché, diciamo, riuscissimo ad anticipare il tutto, un po' come i banchi, le polemiche a livello nazionale, che i banchi non sono arrivati da nessuna parte. Noi abbiamo tutti i banchi, esclusione di due materne, che arriveranno una settimana dopo, però non è necessario, a detta dei dirigenti scolastici, in quanto faranno l'accoglienza sulle sedie e quindi saremo pronti. Ma il grosso l'abbiamo fatto sull'edilizia scolastica, quindi abbiamo fatto tramezzi laddove è stato necessario, abbiamo fatto tutti gli interventi che ci hanno richiesto, quindi abbiamo provveduto attraverso una ricognizione, attraverso tutte le scuole cittadine e quindi sentendo i direttori, diciamo, scolastici e il personale docente, e siamo intervenuti diciamo, in maniera forte. Purtroppo devo dire che, insomma, l'edilizia scolastica, come tutti ben sanno, insomma, gli edifici scolastici a livello nazionale non sono messi molto bene, e quindi, diciamo, che è venuta un po' l'acquilina in bocca a tutti, e quindi, oltre ad aver fatto tutto quello che ci hanno chiesto, poi si sono aggiunte pure le cose che magari sul Covid non c'entrano nulla. Però, insomma, con orgoglio devo dire, ripeto, in primis con il sindaco, perché è stato diciamo, la persona che ha voluto fortemente diciamo, impostare questo ragionamento sulla scuola, perché abbiamo sentito forte il bisogno delle famiglie, che, insomma, già da tanti mesi non vanno a scuola, e quindi l'esigenza primaria, oltre alla cultura, oltre alla scuola, c'è il problema anche delle famiglie, che, voglio dire, lavorando non sanno quello che fare, e quindi ci siamo impegnati al massimo, abbiamo tralasciato altri lavori della pubblica amministrazione impegnandosi su questo. Devo dire, oggi con orgoglio, insomma, stiamo facendo un po' la ricognizione, non solo abbiamo fatto tutti i lavori, l'ultima sanificazione è stata fatta a Campo dell'Oro San Gordiano, abbiamo tutte le certificazioni, quindi lavori fatti in tempi rapidissimi, abbiamo speso soldi che ci erano arrivati e quindi utilizzati, perché molte volte si prendono i soldi e non si utilizzano, noi li abbiamo utilizzati tutti nel bene, e siamo pronti a far partire, diciamo, questo settore, che secondo noi è un settore vitale per quello che ho detto prima. De Paolis, pronti a partire, però immagino massima attenzione dopo, appunto, l'avvio dell'anno scolastico. Ci sono delle situazioni che vi preoccupano in vista, appunto, di quest'anno particolare? Beh, preoccupazione è generale. Finita questa fase, dovremmo preoccuparci affinché, insomma, tutto quello che nel DCPM viene riportato, quindi il controllo, la temperatura, i problemi, e noi dobbiamo assolutamente fare questo per salvaguardare tutto. Tramezzi abbattuti alla Manzi, una nuova classe costituita alla Cialdi, ristrutturazioni alla Giacinto Bruzzesi e Cesare Laurenti. Sono alcuni gli interventi che sono stati realizzati nell'Istituto Comprensivo Civitavecchia 1 per adeguare gli edifici scolastici alle norme Covid. Sentiamo le parole della dirigente scolastica Francesca Licciardello in questa intervista. Sono stati diversi gli interventi da parte dell'amministrazione comunale nei diversi istituti scolastici per quanto riguarda il suo. Quali sono gli interventi più urgenti che sono stati fatti?
Allora, ci siamo accordati fin dai primi mesi, dai primi giorni di luglio, abbiamo fatto interventi strutturali perché per esempio nella scuola secondaria di primo grado Manzi abbiamo avuto la necessità di abbattere alcuni tramezzi per rendere le aule più grandi e quindi idonee ad accogliere i ragazzi in base alle misure di distanziamento previste, e poi abbiamo fatto degli interventi anche alla scuola Cialdi per costituire una nuova classe ed accogliere appunto i bimbetti della scuola primaria, classe prima, e abbiamo fatto degli interventi anche di ristrutturazione all'interno del Giacinto Bruzzese, dove è stata creata una nuova apertura e un'aula dedicata appunto ad accogliere i bimbi più piccolini, così come a Cesare Laurenti, dove ad esempio è stato fatto un grande intervento all'interno della segreteria con delle costruzioni in alluminio che hanno consentito il distanziamento tra gli assistenti amministrativi, così come all'interno delle classi. E devo dire, un punto a favore dell'amministrazione è stato appunto quella di consegnarci i banchi perlomeno per la scuola primaria, e quindi i banchi a disposizione della Cesare Laurenti sono arrivati la settimana scorsa, così che i nostri operatori hanno potuto predisporre le aule per accogliere i bambini il 14 settembre. Sarà certamente un anno speciale, però siamo pronti a partire quindi. Sarà un anno sicuramente particolare, un anno impegnativo, un anno che comunque per poter essere avviato ha visto il nostro lavoro in continuità fin da giugno, quindi non ci siamo mai fermati con appunto i vari incontri con i vari enti, tra cui il Comune. Siamo pronti a partire, ce la stiamo mettendo tutta per ripartire e per garantire appunto l'apertura prevista. Sulla base di segnalazioni di alcuni cittadini abbiamo registrato la situazione in cui versa la scuola elementare Cialdi in via Buonarroti nel pieno centro cittadino. Come è possibile vedere nelle nostre riprese, almeno all'esterno la scuola storica, che visto passare nei decenni migliaia e migliaia di alunni, si presenta in uno stato veramente indecoroso. A detta anche dei negozianti vicini, l'evidente degrado non è di questi giorni ma risalirebbe addirittura ad oltre un anno e mezzo fa. Dunque almeno questo non è da attribuire al Covid. Non sappiamo le condizioni dell'interno e se tutto è pronto per la ripartenza. Approfondiremo nei prossimi giorni con la dirigenza scolastica. Ci auguriamo però che si intervenga al più presto e giriamo quindi la segnalazione agli organi competenti. Con l'approvazione avvenuta giovedì scorso del cosiddetto DL Semplificazioni, la maggioranza di governo conferma di non avere alcuna intenzione di fermare la costruzione di nuovi centrali a gas. Lo sostiene Potere al Popolo, secondo il quale con il decreto legge si conferma che il gas e gli appalti per la realizzazione delle costosissime infrastrutture che gli ruotano attorno trovano sempre sponde istituzionali e partiti amici. È evidente, affermano, che non c'è da parte del governo e della maggioranza che lo sostiene alcuna volontà di fermare la realizzazione di opere dannose che tra l'altro nel caso di Civitavecchia comporterebbero anche la perdita di numerosi posti di lavoro. Potere al Popolo sostiene che occorre continuare la battaglia contro i siti inquinanti, saldando sempre di più i legami con i territori in lotta e provando a sostenere in ogni modo le proposte che da quelle battaglie nascono e prendono forma. Un incremento del 33% dei ricavi complessivi in un anno è quello che rivendica CSP riguardo la gestione delle farmacie comunali, cui ricavi dei primi 8 mesi del 2020 sono stati pari ad 1.781.000 euro, 400.000 in più rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Tale ottimo risultato, spiegano da Civitavecchia Servizi Pubblici, va valutato anche alla luce del contenimento dei costi di produzione ridotti di circa 80.000 euro. Il lavoro da compiere è ancora lungo, la prossima sfida è quella di valutare l'eventuale attivazione di progetti innovativi a favore di particolari fasce di cittadini. Un successo e un passo avanti sia per l'economia che per l'ambiente della nostra regione, solo così possono essere descritte le operazioni di imbarco che hanno reso possibile il carico di una nave con 3.000 tonnellate circa di balle di combustibile solido secondario destinato al recupero energetico. In solo 2 giorni e mezzo di lavoro inizia così una diramata della Panama, l'agenzia marittima locale alla quale sono
sono state affidate le operazioni di carico delle ecoballe, il nuovo traffico portuale che ha debuttato nei giorni scorsi nello scalo marittimo. La Panama precisa che con il perfezionamento di alcuni passaggi le operazioni di imbarco dovrebbero in futuro durare solamente 2 giorni. Carico che appartiene alla Rida Ambiente SRL, una delle maggiori società che operano nel settore del riciclaggio di rifiuti da ormai moltissimi anni. È da sempre impegnata alla massimizzazione del recupero e dell'industrializzazione di un settore, quello del trattamento rifiuti, che si legge nella nota, per troppi anni è stato fermo alle vecchie logiche. E la statua del bacetto, il titolo del nuovo sonetto di Pasquino, l'anonimo poeta dialettale parla della statua che sarà scoperta il 16 settembre e sarà installata al porto. Sentiamo. Dice che ci riavremo un'altra volta la statua che stava alla marina, solo che qualche cosa non combina, qualche cosa mi sa che è andata storta. Pare che questa nuova ad è più corta, starà nel porto sopra una banchina e non sarà nemmanco malandrina, sarà un figlio che la madre lo conforta. Insomma, a dirla proprio chiaro chiaro, con l'altra statua non ci azzecca un cazzo, non ci sta l'infermiera e il marinaro. Non ha dea arta la sembra un palazzo, non sta nel centro ndo pareva un faro, insomma non parliamo di rimpiazzo. Una cosa da strapazzo? Non dovemo mancargli di rispetto, se può chiamare la statua del bacetto. Il teatro va difeso con impegno assoluto perché è così che si difende la cultura della città. A parlare è Fabrizio Barbaranelli, ex sindaco, ex direttore artistico del Traiano, in merito alla possibilità che la prossima stagione teatrale potrebbe saltare. Secondo Barbaranelli, avere un teatro con una disponibilità dimezzata è sicuramente un limite, ma sembra assurdo persino ipotizzare che con 250-300 posti non si possa fare una stagione di buon profilo. L'incontro con l'ATCL in programma martedì prossimo è necessario, purtroppo tardivo, perché sono certo che questa associazione poi vuole essere di grande aiuto al nostro teatro, che è tra i più prestigiosi del circuito regionale. Ma non si affronti il problema della nuova stagione con atteggiamenti rinunciatari o rassegnati. Si parli con l'ATCL della necessità di mantenere un profilo alto per il teatro traiano e lo si rilanci, perché dalla pandemia non possiamo essere sconfitti anche sul piano culturale. Barbaranelli conclude con un suggerimento all'assessore alla cultura Simona Galizia, quello di coinvolgere il ricco mondo culturale che c'è nella città, le associazioni, le compagnie, le tante esperienze e professionalità presenti per trovare soluzioni. Monsignor Gianrico Ruzza, nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, ha fatto visita al centro di simulazione e validazione dell'esercito, dove è stato accolto dal comandante il generale di divisione Claudio Minghetti. Gli ospiti, dopo aver salutato la bandiera d'istituto nel corso di un breve incontro nell'ufficio del comandante, hanno incontrato i vari responsabili delle unità organizzative del centro. In tale contesto il generale Minghetti ha evidenziato il ruolo che il CESIVA ricopre in materia di simulazione e l'importanza data dall'esercito italiano al virtual training. Inoltre Monsignor Ruzza ha avuto modo di scoprire il patrimonio storico-culturale presente all'interno della caserma Giorgi, come la biblioteca, il museo storico e le cisterne romane. Da questi beni scaturiscono le sinergie tra il centro e l'Università della Tuscia e di Perugia, nonché con gli istituti scolastici locali. E adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. La Stemar 90 può lavorare al completo e prepararsi all'inizio della nuova stagione, la cui data non è ancora stata rilevata dal comitato regionale dell'LNP. Dopo il risultato negativo del tampone per il Covid-19, i due americani Charles Hankerson e Sean Shelton si sono potuti unire al resto del gruppo gestito da Ferdinando De Maria. Shelton ha potuto così iniziare la sua avventura in rossonero e si sta ambientando in città anche con delle passeggiate sul lungomare. Ascoltiamo l'intervista. Sean Shelton, eccolo, il nuovo arrivato in casa Stemar 90, sei arrivato circa da qualche giorno. Come sta andando questo inizio di preparazione per te? I feel good. Mi sento molto bene, sta andando molto bene il pre-season, il lavoro che stiamo facendo in palestra è molto, molto coinvolgente, sta andando tutto bene, stiamo facendo tanto lavoro in sala pesi, tanto lavoro in palestra di tiro e in piscina, molto molto bene. Seconda esperienza per te in Italia dopo quella all'Aquila, quindi immagino che ti piace questo paese, come mai hai deciso di rimanere qui?
Mi piacciono molto come lavorano i coach italiani. E mi piace molto comunque l'Italia, che è coach italiani lavora in maniera completamente diversa rispetto a come lavoravo io prima in America e in Inghilterra. È un bel paese, mi trovo molto bene, quindi sono molto felice di stare ancora qua. Che tipo di giocatore sei? Dalle statistiche che abbiamo visto, sicuramente è un giocatore che attacca molto il canestro, fa tanti punti, tanti assist, per cui queste sono le tue caratteristiche. Io sono un giocatore che piace tanto attaccare il canestro, come hai detto tu, e mi piace anche fare i tiri dalla media, tirare molto dalla media, sto lavorando tanto sul mio tiro da tre punti e mi piace tanto difendere in maniera molto aggressiva e essere un buon giocatore di squadra, mi piace tantissimo giocare di squadra. Sei arrivato da poco in Italia, quindi fino a poco tempo fa eri in America e abbiamo visto anche questa situazione dell'NBA che è appena ripartita con la bolla di Orlando. Come si sta vivendo in America questa situazione, anche in considerazione dei problemi civili che hanno coinvolto anche l'NBA? In NBA comunque il lavoro che stanno facendo è stato molto molto importante, non solo nell'NBA ma anche ciò che è stato fatto nei college, stanno provando ad uscire da questo periodo. E quindi continueranno non solo con la pallacanestro, ma stanno provando a coinvolgere tutti gli sport americani per provare appunto ad uscire da questa situazione e andare sempre meglio. E parliamo di calcio, ancora una vittoria per la CSL Soccer nel precampionato. I rossoblù sono andati a vincere per 3-1 alla Cavaccia di Allumiere contro la compagine di Massimo Castagnari, anche se la gara è stata sospesa al 25esimo del secondo tempo per la forte pioggia che si è abbattuta sul campo. In rete per i rossoblù Barzellotti su rigore, Brutti e De Logu. Nella ripresa la rete della bandiera allumierasca sul calcio di rigore. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, afferma mister Alessandro Palassini, che hanno impostato un buon ritmo. Questo ci ha permesso di avere la meglio sui nostri avversari. E parliamo di pugilato, sarà Fondi ad ospitare l'assalto mondiale di Michael Magnesi, la AMB Events e la BNT Production. Organizzatori dell'incontro annunciano anche che il match contro lo svizzero, ma di origini ruandesi, Patrick Kinigamazi, si disputerà venerdì 6 novembre. Magnesi va a caccia del titolo iridato Ibo della categoria Superpiuma. Il pugile ha già iniziato da qualche settimana la sua preparazione alla sfida, che non si preannuncia certo semplice, visto che si affronteranno due fighters che amano la box a corta e media distanza. E con questo è tutto, termina qui questa edizione del nostro TRC Giornale, ma prima di salutarvi vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro a tutti un buon fine settimana.